Il senso che solo Dio sa aggiungere al termine, penisola, settimo, la rete, già pensato, angolo sangiornamento. Vediamo quali sono le novità in arrivo. Una nuova modalità verrà aggiunta su Valorant. Alcuni rumor avevano già pronunciato alcune facce fall'addio di Harvard. Harvard sarà un deathmatch a squadre 5 contro 5 dove vi affronterete dentro due mappe, Lazio, District e Casbah. La partita sarà divisa in 4 fasi a tempo e senza lo shop per l'acquisto delle armi. All'interno di ogni mappa sono presenti dei generatori dove potete raccogliere le armi. Ogni round avrà armi diverse che miglioreranno con l'evolversi dell'incontro. Inoltre, in giro per la mappa troverete delle sfere. Possono essere di due tipi: sfera di guarigione che vi ripristinerà la salute e lo scudo, e la seconda per l'ultimo. L'ultima potrà essere ricaricata uccidendo l'avversario oppure trovando la sfera ultima. Le altre abilità verranno caricate col tempo. Quando morirete, rispawnerete dopo 1,5 secondi e ritornerete nella sala base della vostra squadra. La squadra che raggiunge 100 kill vince. Tra le tante novità annunciate, il team di Valorant ha deciso di aggiungere un nuovo agente. L'agente sarà una sentinella e la Riot ha già pubblicato un teaser. All'immagine possiamo dedurre che avrà delle trappole da poter piazzare. Sono già alcune teorie della community. Alcuni di quei giocatori dicono che potrebbe essere simile alle trappole di Cypher. Gli altri dicono che potrebbe essere simile a una sorta di canapesca per attirare il passaggio verso di sé. Voi cosa pensate? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Kingdom Credits saranno una nuova valuta di gioco che verranno introdotte a partire dall'episodio 7. Con i Kingdom Credits potete comprare spray, carte di equipaggio battaglia e degli agenti, ma non le skill delle armi. Potete guadagnarli giocando a partite e completando le missioni giornaliere. Nel nuovo episodio verrà aggiornato il modo di reclutare i nuovi agenti. Ora potranno essere sbloccati facendo gli eventi o utilizzare i Kingdom Credits. Per il momento è tutto ciò che sappiamo. Per conoscere le altre novità iscrivetevi e lasciate un mi piace. Buon game!